Allora, questa mattina è con noi il virologo dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, dottor Luigi Buonauguro, che terrà una lezione online in diretta. Il dottor Buonauguro illustrerà gli aspetti relativi all'emergenza sanitaria del coronavirus. Iniziamo con il porre la prima domanda, dottore. Cosa sono i virus e quali sono le loro caratteristiche? Allora, beh, prima di tutto voglio salutare tutti e devo dire che oggi è una situazione un po' surreale, almeno per quanto mi riguarda. Sono abituato a fare presentazioni, sono abituato a fare lezioni agli studenti, ma sempre in aule piene di persone. Questa situazione nuova, diciamo un po' anche asettica e online, chiaramente è una situazione nuova per me, ma penso che lo sia per tutti quanti, e vedere una scuola senza studenti è chiaramente una cosa, ripeto, surreale, però tutti penso che ci rendiamo conto di quanto sia importante in questo momento dover aderire in maniera convinta a questa situazione, a questa emergenza, che speriamo ovviamente possa durare il meno possibile, in modo tale da ottemperare sia alle necessità sanitarie che alle esigenze, ovviamente, di una vita che possa scorrere in maniera normale, come tutti quanti siamo abituati. Allora, oggi, insieme alla dirigenza dell'Istituto Guacci, abbiamo deciso, io ringrazio ovviamente pubblicamente la preside, il dirigente scolastico, scusate, uso ancora una terminologia antica, per avermi chiesto di fare questa lezione per tutti quelli che l'ascolteranno, perché abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza, o almeno di dare qualche elemento in più, perché la conoscenza non è mai sufficiente. La mia presentazione, che non è una vera e propria lezione, non la chiamerei proprio lezione in maniera formale, mira a dare prima di tutto maggiori dettagli su quelli che sono questi nuovi sconosciuti con cui di cui tutti parlano e con cui oggi abbiamo a che fare, cioè quelli che sono i virus, e poi andando avanti nel discorso, arrivare poi a quello che è l'emergenza che stiamo vivendo tutti quanti sulla nostra pelle. Chiaramente il titolo di questa chiacchierata ovviamente non poteva non essere il coronavirus, di cui ormai tutti siamo diventati più o meno familiari. Prendo l'occasione, voglio cominciare questa conversazione per dare uno spunto per chi voglia approfondire alcuni di questi elementi, perché il giornale, le scienze, chiaramente approfittando di questa situazione contingente, ha pubblicato di nuovo una collezione di articoli che sono usciti in passato su questo giornale, che probabilmente tutti lo conoscono, ma per chi non lo conosca, Le Scienze è uno di quei giornali che praticamente cerca di portare alla conoscenza di un pubblico più ampio possibile notizie scientificamente rigorose. E quindi in questo mese si può scaricare gratuitamente tutto questo numero delle scienze, in cui sono raccolti vari articoli che sono usciti negli anni precedenti, tutto quanto concentrato sui virus, per cui chi ha interesse a voler approfondire alcune delle cose di cui parleremo oggi, o anche per una propria curiosità personale, lo invito a scaricarlo perché è gratuito. Allora, prima di tutto mi vorrei appunto mettere a paragone le varie forme viventi che abbiamo, che esistono. Quindi, se questa è una cellula umana, una delle tante cellule che compongono il nostro organismo e l'organismo di tutti gli esseri viventi, i batteri
sono circa 10 volte più piccoli di una nostra cellula che compone il nostro organismo. Se andiamo a vedere invece i virus, e questa è una rappresentazione dei virus che circolano tra gli uomini, ebbene i virus possono essere tra 100 fino a 1000 volte più piccoli di una cellula umana. Quindi questo è l'ordine di paragone tra quella che è una nostra cellula e quelli che sono i virus che circolano tra di noi. Quindi, se questa è una scala, si vede la stessa cosa praticamente. Quindi noi stiamo parlando di organismi viventi che sono infinitamente piccoli e che possono essere osservati soltanto con un microscopio elettronico, che è un microscopio estremamente sensibile, che non è disponibile in molte strutture, forse in Italia ce ne saranno una decina in tutta Italia. Ora, la complessità però non è soltanto relativa alle dimensioni di un virus rispetto ad una cellula, ma è anche legata alla complessità di questi organismi. Infatti, se questa è una cellula umana dove ci sono tutta una serie di piccoli organelli, incluso il nucleo, i mitocondri, il reticolo endoplasmatico e via di seguito, già il batterio, che abbiamo visto essere 10 volte più piccolo rispetto ad una cellula umana, è molto più semplice rispetto ad una cellula. Infatti, per esempio, l'acido nucleico non è racchiuso in un nucleo, ci sono soltanto ribosomi e quindi è già molto più semplificato rispetto alla cellula umana. Ma se andiamo a vedere un virus, la cosa diventa ancora più semplice, nel senso che il virus fondamentalmente è costituito da un acido nucleico, che può essere o un DNA o un RNA, che è quello che porta le informazioni del virus stesso, e fondamentalmente una protezione di natura proteica che deve proteggere l'integrità e la trasmissione dell'acido nucleico. Questa forma semplificata, essenziale, quindi non ci sono altre strutture rispetto a quello che abbiamo visto nelle altre cellule. Questa forma essenziale è chiamato e definito virus nullo. Alcuni virus possono essere un poco più complessi, ma questa complessità è data semplicemente dal fatto che oltre all'acido nucleico che c'è all'interno, alla protezione esterna proteica che chiamiamo capside, poi possiamo avere una membrana che proviene dalle cellule da cui questo virus esce. Quindi la complessità maggiore rispetto al virus nudo, in un virus definito con membrana, è semplicemente il fatto che esiste una membrana cellulare esterna. Questi sono i virus, nulla più. Ed ecco perché i virus vengono definiti dei parassiti intracellulari obbligatori. Cioè i virus non hanno la capacità, non hanno la possibilità di poter replicare autonomamente all'esterno di una cellula, di un organismo vivente. I virus hanno bisogno di entrare in una cellula e la riconoscono perché questa cellula ha particolari molecole sulla superficie che definiamo recettori, per cui il virus li riconosce, entra, si replica, utilizza tutti gli strumenti che la cellula ha e quindi loro li sfruttano per potersi replicare e poter poi uscire. Se il virus non entra all'interno di una cellula, della propria cellula specifica target, il virus non può fare nulla perché non ha nessun enzima, nessuno strumento al di fuori del proprio acido nucleico. Quindi il virus, se non entra nella cellula, non può fare niente. Ora, le due categorie di virus che vi ho fatto vedere prima, cioè i virus nudi e i virus con membrana, hanno delle proprietà significativamente differenti. Infatti, il fatto che il virus nudo abbia semplicemente una protezione di natura proteica attorno all'acido nucleico
poiché le proteine sono molto resistenti, rendono questa tipologia di virus molto più resistente. Ed infatti sono stabili alla temperatura, sono stabili ai detergenti, sono stabili all'acidità. Quindi, di conseguenza, i virus nudi sono quelli che provocano, per esempio, patologie gastrointestinali, perché anche se attraversano lo stomaco e quindi se passano attraverso l'acidità dello stomaco, la protezione proteica resiste e quindi possono arrivare all'intestino e provocare patologie gastrointestinali. Sono stabili all'essiccamento, quindi che cosa significa? Che se un virus nudo rimane, per esempio, nella polvere, se rimane lì anche ad alte temperature, rimane infettivo e quindi anche dopo giorni, mesi, se arriva una nuova cellula in cui questo virus può entrare, il virus continua, ricomincia ad essere infettivo. Questo probabilmente è il motivo delle famose morti che ci sono state così strane quando sono state aperte le tombe degli egiziani. Sono entrate nuove cellule target, nuove cellule aggredibili dopo migliaia di anni, in un ambiente dove probabilmente dei virus nudi erano rimasti lì intatti, aspettando qualcosa da poter di nuovo infettare. E quindi questi virus sono quelli che possono essere trasmessi per via orofecale, perché ovviamente se vanno nell'intestino vengono poi eliminati e possono poi essere trasmessi con o tramite le acque reflue, oppure se le persone non sono molto attente a pulirsi le mani, polvere e goccioline molto piccole che tutti noi involontariamente emettiamo quando parliamo. Il virus copembrana, appunto perché la membrana esterna è un elemento essenziale alla loro infettività, cioè questi virus copembrana, se non hanno la membrana attorno, non sono infettivi. E le membrane cellulari sono facilmente distruggibili. Quindi sono labili alla temperatura. Ecco perché tutti stiamo anche dicendo che, per esempio, bisogna cuocere ad alta temperatura gli alimenti, perché il coronavirus, ci arriveremo più tardi, è un virus con membrana. Quindi ad alta temperatura la membrana viene rotta e quindi perde il virus la sua infettività. È labile ai detergenti, quindi basta semplicemente lavarsi le mani con un sapone, un banale sapone. Il virus si rompe la membrana, il virus non è più patogeno. È labile all'acidità, questi virus non possono attraversare lo stomaco, l'acidità dello stomaco, e ritenere la propria infettività. La perdono perché l'acidità rompe la membrana. È labile all'essiccamento. E quindi come si trasmettono questi virus? Con grandi gocce, con quelle che noi eliminiamo, per esempio, con lo starnuto, per esempio. Ovviamente alcuni di questi virus di mucomembrana, non stiamo parlando adesso del coronavirus, ma di altri virus con membrana, tipo per esempio i virus epatitici, per esempio, possono essere trasmessi attraverso lo scambio di liquidi biologici o di trasfusioni ematiche. Quindi questa è un'introduzione giusto per renderci conto di che cosa sono i virus, di quanto piccoli sono i virus, di quanto essenziali sono i virus, ma soprattutto di come sono diversi nelle loro capacità di resistere all'ambiente esterno e di come questi virus possono trasmettersi tra esseri viventi. I virus si trasmettono tra specie animali diverse? Bene, sì. L'interscambio di virus tra esseri viventi è continuo e avviene sia tra gli animali agli individui che tra gli individui agli animali. Questa è una cosa che avviene costantemente perché ogni virus umano ha un suo parente molto stretto nei virus che infettano altri animali.
Normalmente però questi virus non si scambiano, o per meglio, non c'è il salto di specie, quindi i virus umani non, generalmente non passano negli animali e viceversa. Ed ecco perché, per esempio, noi possiamo avere gli animali, i pet, gli animali da compagnia, perché i gatti hanno virus, per esempio, i gatti hanno il cugino del virus dell'immunodeficienza umana, hanno un proprio virus dell'AIDS felino, ma che non passa nell'uomo e viceversa. Quindi ci sono virus che sono simili, ma normalmente stanno ognuno nella propria specie, però di tanto in tanto questi virus, questi patogeni, non soltanto i virus, questi patogeni passano dagli animali agli uomini e viceversa. E in questo caso chiaramente noi parliamo di zoonosi, cioè quando avviene questo scambio noi parliamo di zoonosi. E periodicamente questo avviene, e l'esempio classico di questo scambio di virus tra animali e umani è per esempio l'influenza. L'influenza normalmente si trasmette soltanto tra gli umani, e questo determina quella che è la epidemia stagionale, quello che è l'influenza stagionale che tutti conosciamo. Ma poiché lo stesso o virus influenzali simili circolano tra altre specie animali, e in particolar modo tra gli uccelli migratori e per esempio i nostri gli animali da cortile, per esempio i polli, ma anche i maiali, a volte succede che questi virus all'interno di questi animali, in particolar modo, molto spesso all'interno del maiale, si arrivano virus, per esempio degli uccelli, questi virus si riassortiscono, quindi diventano qualcosa di diverso che può infettare anche l'uomo. Perché questi virus possono infettare, come si vede schematicamente qui, sia l'uomo, sia i suini, che gli animali migratori, che gli uccelli migratori. E quindi questo quando avviene, quando nell'uomo arriva un virus influenzale derivato direttamente da questi animali, allora c'è quella che noi definiamo una pandemia. Una pandemia, in termine tecnico, è quando tutto il mondo viene colpito dalla infezione con quel particolare virus, e poiché è un virus molto diverso rispetto a quello che sta circolando nella popolazione umana in quel momento, tutti gli uomini sono poco protetti dal punto di vista immunitario, e quindi tutti vengono infettati, e quindi il numero dei casi, non solo il numero dei casi di persone infettate aumenta tantissimo, ma la probabilità che queste persone possano poi avere delle conseguenze gravi ovviamente aumenta in maniera esponenziale. E negli anni, nei secoli, ci sono state e ci sono ciclicamente delle pandemie. La più famosa di tutte nella storia è quella che c'è stata nel 1917, ed è stata provocata da questo virus che poi è stata chiamata, viene ricordata come la spagnola, perché il virus fu isolato o fu riconosciuto per la prima volta in Spagna, e provocò tra i 30 e i 40 milioni di morti. Ora, sono delle fotografie di quel tempo. Queste sono le camerate in cui c'erano tutti quanti i pazienti che avevano bisogno di cure, ma chiaramente in camerate così grandi, per cercare di evitare la diffusione del virus, ogni paziente era messo sotto ad una piccola tenda, come se fossero sotto una canadese, chiaramente. Però noi adesso ci meravigliamo che dobbiamo portare le mascherine per proteggerci, persone con le mascherine per proteggersi. Ci meravigliamo che, o siamo preoccupati, siamo chiaramente un po' scocciati dal fatto che non possiamo andare a teatro, non possiamo andare a vedere un film. Bene, nel 1917 questo era un, uh,
cartellone, una locandina davanti a un teatro in cui dice: se tu hai raffreddore e hai la tosse e hai anche stai starnutendo, non entrare in questo teatro, vai a casa e stai a letto fin quando non ti senti meglio. Quindi le strategie per contenere malattie che si trasmettono per via aerea rimangono sempre le stesse. Dobbiamo stare, quando abbiamo i sintomi, dobbiamo isolarci per non continuare ad infettare altre persone. E queste sono sempre scene di quel periodo in cui chiaramente anche in quel periodo le persone dovettero ovviamente adottare misure di autoprotezione e di protezione nei confronti degli altri per contenere la diffusione di questo virus che, ripeto, essendo un virus trasmesso da un'altra specie animale, ovviamente colpì tutti gli uomini che non avevano protezione immunitaria. In più si aggiungeva, chiaramente in quel caso non dobbiamo mai dimenticarlo, che si aggiungeva il fatto che la popolazione mondiale veniva o era in un periodo di guerra, per cui le condizioni sanitarie non erano quelle adatte, le persone non erano neanche alimentate nella maniera appropriata. Non dimentichiamoci che nel 1917 non esistevano gli antibiotici, quindi c'è tutta una serie di cose per cui ovviamente in quel momento storico provocò circa tra i 20 e i 40 milioni di morti in tutto il mondo. Però chiaramente anche in quel caso si dovettero adottare delle strategie di contenimento che sono poi in effetti quelle che anche oggi stiamo adottando. Qual è l'andamento dell'influenza in Italia quest'anno? Beh, questa è una sono i numeri che ho scaricato dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi che sono dati ufficiali, si chiama Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, e questa è la situazione alla ottava settimana del 2020. Questi sono il numero dei casi gravi e dei decessi settimana per settimana. E come vedete, anche se questo chiaramente non va agli onori della cronaca, come ogni anno non va agli onori della cronaca, però, per esempio, questa è la diretta, quindi ho sbagliato io, non volevo toccare. Ecco, due settimane fa ci sono stati, per esempio, 6 decessi per influenza in Italia. Quindi cumulativamente dall'inizio dell'epidemia, quindi qui siamo alla 39esima settimana del 2019, quindi settembre, ottobre, più o meno, quindi dalla 39esima settimana del 2019, che l'influenza si misura in settimane, all'ottava settimana del 2020 abbiamo avuto 35 morti per influenza, per cause dirette da influenza. In questa curva non sono conteggiati i casi di morte per cause indirette da influenza. Ricordiamoci che ogni anno in Italia approssimativamente muoiono circa 5.000, tra 5.000 e 10.000 persone per cause dirette ed indirette da quella che noi consideriamo la banale influenza. Quindi è una cosa con cui viviamo tutti i giorni senza rendercene conto. E questo è l'andamento per fasce di età. Quindi, come si può vedere tranquillamente, i casi più la fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 65 anni e poi oltre, che sono le stesse fasce di età di cui oggi sentiamo parlare per quanto riguarda il coronavirus. Quindi questa è la situazione attualmente in Italia, quindi abbiamo 35 morti ad oggi, probabilmente ce ne sarà anche qualcun altro, ma insomma questo più o meno è l'ordine di grandezza, su circa 6 milioni di infetti. Quindi chiaramente la percentuale, se andiamo a fare il calcolo, è estremamente bassa. Cosa sono i coronavirus?
quale patologia provocano normalmente? Bene, quindi adesso entriamo nel vivo della questione. Quindi cosa sono i coronavirus? I coronavirus sono appunto dei virus con una membrana, quindi abbiamo detto non sono dei virus nudi, ma hanno anche una membrana all'esterno, hanno all'interno un acido nucleico formato da una molecola di RNA. Sulla superficie, vedete, ci sono tante proteine che sporgono e che sono quelle che permettono a questo virus di poter riconoscere, aderire alle cellule dell'apparato respiratorio e quindi poi di poterlo infettare. E questo è il motivo per cui lo chiamiamo, è stato chiamato originariamente coronavirus. Questa è un'immagine al microscopio elettronico, come ho detto prima, perché solo al microscopio elettronico possono essere visti questi virus. E quindi, vedete, sembra che abbia attorno una corona, quindi ecco perché sono stati definiti coronavirus. Ora, lei mi ha chiesto che cosa provocano i coronavirus. Beh, questa è la situazione che c'è ogni anno. Quindi ogni anno, quando una persona prende un raffreddore o prende l'influenza, o ha l'influenza nel senso che ha la febbre alta, perché tecnicamente l'influenza può essere definita solo quando è provocata dal virus dell'influenza. Nel linguaggio comune, quando uno ha la febbre alta, dice ha l'influenza. Ma come si vede qui, ogni anno, nel 10-15% dei casi di raffreddore o di febbre alta, la causa è un coronavirus. Quindi i coronavirus circolano nella popolazione ogni anno, provocando circa il 10-15% dei sintomi che noi normalmente attribuiamo al virus dell'influenza. Qual è la grande differenza tra i coronavirus e il virus dell'influenza? Hanno molte similitudini dal punto di vista sintomatologico, perché la febbre è provocata sia dal virus dell'influenza che dal coronavirus, la tosse è provocata in genere anche dall'influenza, non necessariamente, ma dal coronavirus sì. Ma questa fondamentalmente è la differenza. La polmonite. Mentre l'influenza, se questa persona non ha una superinfezione da batteri, l'influenza non provoca polmonite. Il coronavirus invece sì, il coronavirus può, chiaramente non in tutti i casi, nel particolare gruppo di persone che hanno già delle patologie cardiorespiratorie o sono persone in età abbastanza avanzata, per cui il sistema immunitario è ulteriormente defedato, è il virus stesso che può provocare polmonite, cioè provoca una polmonite virale, mentre nell'influenza ci può essere una sovrapposizione di batteri che provoca una polmonite batterica. Il coronavirus può dare lui stesso una polmonite virale. E quindi, qual è questo? Poi ci sono altre due grandi differenze. Per l'influenza abbiamo il vaccino, che tutte le popolazioni, tutti i soggetti a rischio devono fare. Per il coronavirus il vaccino non esiste, quindi non abbiamo uno strumento di prevenzione efficace come il vaccino. E soprattutto per l'influenza abbiamo i farmaci, perché se in corso di influenza sopraggiunge una polmonite di natura batterica, possiamo utilizzare gli antibiotici. Nel caso del coronavirus, essendo una polmonite di natura virale, non abbiamo farmaci per poter combattere questa polmonite. Quante volte nuovi coronavirus sono passati da animali all'uomo? Bene, e qui
ritorniamo alla questione delle zoonosi o delle trasmissioni tra specie diverse. Quindi, così come abbiamo visto prima, per l'influenza periodicamente il virus passa o dagli uccelli all'uomo, e quindi abbiamo avuto la famosa aviaria, o dal maiale, dai suini all'uomo, e quindi poi abbiamo avuto la suina. Anche nel caso del coronavirus, in questi ultimi anni abbiamo avuto altri due casi di zoonosi, di salto di specie da un animale all'altro. E i due casi, perché questi sono questa è la situazione che noi abbiamo, che il coronavirus normalmente ha un ospite naturale, e l'ospite naturale può essere o il pipistrello o il roditore. Questi due ospiti naturali possono trasmettere il virus a degli ospiti intermedi, che sono ancora una volta degli animali domestici, come i suini o come i bovini, o possono trasmetterlo per esempio ai cammelli. E questi ospiti intermedi, che sono quelli con cui l'uomo ha più contatto, possono poi involontariamente trasmetterlo all'uomo. Quindi abbiamo avuto in questi ultimi anni la SARS, e l'AIDS, in cui praticamente la SARS è stata quella che è stata identificata nel 2003, che è passata dai pipistrelli agli zibetti, che sono dei roditori, e poi dagli zibetti agli uomini, e questo ha fatto circa 650 morti. E poi c'è stata la SARS nel 2012, la MERS nel 2012, che è definita MERS per Medio Orientale, che è stata trasmessa dai cammelli e dromedari agli esseri umani. Per fortuna queste due zoonosi sono rimaste abbastanza contenute, mentre invece questa, la nuova, quella che stiamo adesso affrontando, si sta diffondendo in tutti. Se possiamo sempre per favore tornare un attimo a quella successiva, volevo soltanto far vedere questa immagine, che secondo me è molto interessante rendersi conto. Questo è un albero filogenetico, e l'albero filogenetico è un po' come un albero genealogico, in cui si vedono le vicinanze o le distanze tra organismi viventi. Quindi questo è l'albero filogenetico dei coronavirus, e si vede appunto che i virus che colpiscono l'uomo sono in alcuni rami di questo albero, ma per esempio se andiamo a vedere la MERS e la SARS sono vicini, la MERS è vicinissima al virus del cammello, quindi a dimostrazione del fatto che i virus che sono stati identificati nei soggetti umani affetti da MERS erano molto vicini, erano dei parenti strettissimi del virus che colpisce il cammello. Così come il virus che ha provocato la SARS nel 2003 è vicinissimo al virus che colpisce il pipistrello. Ebbene, il nuovo virus, quello che noi adesso stiamo combattendo o cercando di combattere, è vicinissimo al virus della SARS di qualche anno fa, e quindi è vicinissimo a un virus, ad un coronavirus di un pipistrello. Quindi ancora una volta a supportare, a dimostrare, a dare l'evidenza che il salto di specie, anche in questo caso con il virus attuale, è avvenuto da un pipistrello all'uomo. Come questo sia successo non lo sappiamo ancora, ma questo è quello che è successo. Questo lo abbiamo già detto, e ripeto, per fortuna nelle due precedenti pandemie, cioè nella SARS e nella MERS,
la situazione è rimasta controllata dal punto di vista geografico, per cui alla fine dei conti, in fin dei conti, il numero dei morti che ci sono stati per le due pandemie è stato abbastanza contenuto. Qual è la situazione attuale dell'epidemia di coronavirus? Allora, questa è sono dati che ho scaricato ieri, quindi si riferiscono, sono aggiornati alle 18 del 5 marzo. Questo è un sito, è una visualizzazione che tutti quanti possono vedere sulla rete. Allora, questa è la situazione. Non voglio entrare, ho eliminato da questa diapositiva, da questa immagine, volontariamente i numeri, perché in questo momento non mi interessa dire i numeri assoluti, perché li sentiamo tutti i giorni in televisione. Ho preso ho estratto questi due grafici per far vedere essenzialmente che cosa, qual è la situazione in termini di percentuale. Cioè, se questo è il numero totale di persone che sono colpite da coronavirus, in nero è la frazione di pazienti che sono purtroppo deceduti, che vedete è per fortuna una frazione minima. Poi c'è una frazione di guariti, che per fortuna sta aumentando anche sempre di più, e poi ci sono tutti i contagiati, che purtroppo è ancora in aumento, e mi sembra di aver letto anche stamattina che è ancora in aumento. Quindi le misure di contenimento che stiamo adottando non hanno ancora, non possiamo dire che non hanno ancora ottenuto il loro risultato, perché è quasi certo che i numeri che stiamo vedendo oggi sono quelli che si sono infettati in un momento precedente a quando poi ci siamo resi conto che il virus stava circolando nella nostra popolazione. Quindi è ancora l'onda lunga di quelle infezioni avvenute in un momento in cui non c'era ancora conoscenza del fenomeno. Ora però il problema, il vero problema, la vera allerta è la questione, è quello che succede nei contagiati. Perché? Perché come potete ben vedere, se consideriamo le prime due curve dal basso, la maggioranza di questi soggetti, di queste persone contagiate, hanno bisogno di essere ricoverati. E tra quelli che hanno bisogno di essere ricoverate, una certa percentuale, per fortuna non tantissimi, ma una certa percentuale, ha bisogno di andare in terapia intensiva. Quindi questo è il punto. Il punto, la vera emergenza sanitaria oggi non è il numero dei morti, perché, come abbiamo visto anche per l'influenza, abbiamo persone che muoiono di influenza. Quindi per fortuna il numero dei morti si mantiene, diciamo, contenuto nei limiti, possiamo dire, di un'influenza, possiamo dire questo. Ma il problema è che purtroppo, se aumentano troppo, ancora di più, il numero delle persone che si contagiano, aumenta in maniera significativa il numero delle persone che devono andare in ospedale perché hanno bisogno di cure, di assistenza, e aumenta il numero di persone che devono andare in terapia intensiva per andare addirittura in respirazione forzata. Questo è il vero punto. Penso a questo, chiaramente è un elemento importante da tenere in considerazione. Questo è la fatalità, quindi la letalità, la mortalità per gruppi di età. Se vi ricordate le immagini, lo schema che vi ho fatto vedere per l'influenza, fondamentalmente è la stessa cosa. Cioè le fasce di età che sono maggiormente colpite sono quelle
tra i 50 anni in su e in particolar modo le persone che hanno più di 80 anni e ovviamente nell'ambito di quelli che sono un po' più giovani sono sempre quelli che hanno già problemi di natura cardiorespiratoria. Infatti, come vedete da quest'altra diapositiva, ci sono quindi la mortalità è associata generalmente ad altre patologie. Quando non ci sono condizioni preesistenti, vedete, la percentuale di mortalità è molto molto bassa. E questa, appunto, è la situazione della mortalità in paragone, questo tra gli Stati Uniti e la Cina, nelle fasce di età, dove come al solito la mortalità più alta è sempre nella fascia superiore ai 65 anni. Ora chiaramente qui uno dice ma come? Ma allora stanno morendo molto di più delle persone che hanno il coronavirus rispetto alle persone che hanno una banale influenza, dallo 0,83 al 5%. Allora, chiaramente, soprattutto quelli che masticano un po', anche semplicemente un po' di matematiche e di divisioni, sanno che la percentuale è fatta da un numeratore e da un denominatore. Per cui, anche se abbiamo al numeratore lo stesso numero di morti, se al denominatore invece di esserci 100 c'è un milione, chiaramente la percentuale cambia. Quindi le percentuali bisogna sempre prenderle con le pinze. Se lo vedessimo in termini di numeri reali, probabilmente i due numeri sarebbero gli stessi, anzi potrebbe essere che in termini di numeri assoluti, non reali, di numeri assoluti, il numero di morti, di deceduti per influenza sarebbero maggiori rispetto a quelli per coronavirus. Però chiaramente, essendo il denominatore, il numero delle persone affette molto più limitato, grazie a Dio, per il coronavirus, chiaramente la percentuale risulta essere molto maggiore. Però queste sono le fasce di età, sono praticamente le fasce di età colpite per la mortalità, sono sempre le stesse, chiaramente. Quali sono i comportamenti da avere nella vita di tutti i giorni? Beh, questi sono, non sono io che li dico, chiaramente queste sono è un vademecum che è stato approntato giustamente dal Ministero della Salute con i vari sintomi che si hanno e quindi che possono far pensare, possono far sospettare di aver preso il coronavirus. E ovviamente qui ritorniamo a quelle famose fotografie e immagini del 1917. Le precauzioni sono sempre le stesse. Bisogna limitare il contatto interumano. Tra persone che non si conoscono bisogna limitare il contatto interumano. Quindi non bisogna darsi le mani, ma io lo dico sempre, io personalmente le mani non le do normalmente alle persone che ho di fronte e che sono fortemente raffreddate. Mi rifiuto di dare le mani. A volte sono scortesi, mi guardano storto, ma io la mano a chi c'è il raffreddore non gliela do. Quindi a maggior ragione, oggi le mani non bisogna darle. A meno che uno non porta sempre in tasca la boccettina di amovine e ogni volta si pulisce, ma poi diventa scortese, aver dato la mano ad una persona e poi lavarsi perché sembra di aver toccato un appestato. Quindi è meglio non darsi la mano. La mascherina non serve per chi non ha i sintomi, quindi chi ha i sintomi dovrebbe portare o chi ha il sospetto di essere infettato non dovrebbe portare, ma se proprio deve stare tra la gente dovrebbe portare la mascherina. E non c'è bisogno di una maschera, quella con il filtro come per le guerre batteriologiche, perché il virus non viene trasmesso senza le goccioline. Quei filtri, quando vediamo quelle belle mascherine da film da guerra post fantascientifica, servono per bloccare le particelle minuscole, cioè il virus da solo. Ma poiché il paziente, se lo espelle volontariamente, lo fa attraverso le goccioline
che noi tutti quanti, anche io adesso le sto producendo, basta una normale mascherina, non quella lì di carta probabilmente non è sufficiente, ma almeno quelle lì un po' più spesse che proteggono di più. Però soltanto, solo se il paziente ha dei sintomi, perché altrimenti dovremmo metterci tutti quanti le mascherine e questo non ha assolutamente senso. Ovviamente pulire le superfici con disinfettante a base di cloro e di acqua. Abbiamo detto che questo virus ha una membrana attorno, quindi è facilmente aggredibile, è facilmente inattivabile con alcol o con cloro. Quindi quello che è stato fatto nelle scuole è stato estremamente importante farlo, anche se però a quel punto bisognerebbe farlo tutti i giorni alla fine delle lezioni, cioè una tantum non ha senso. Però voglio dire, potrebbe anche diventare una buona prassi farlo, chiaramente, adesso indipendentemente dal coronavirus. Ora, la cosa, quindi niente, chiaramente non prendere farmaci né antibiotici, perché abbiamo detto che questa è una patologia di natura virale, gli antibiotici, anche se questo molto spesso ancora non passa nel pensare comune. Gli antibiotici servono soltanto per i batteri. Gli antibiotici sono acqua fresca nei confronti dei virus. Gli antibiotici usati in maniera indiscriminata e senza le giuste indicazioni e alla dose piena non fanno bene, fanno male, perché determinano la selezione di quei batteri che sono resistenti. E quindi a un certo punto arriveremo in un mondo in cui, sebbene abbiamo farmacie piene di antibiotici, le potremo buttare nel cestino, perché i batteri che circolano nella popolazione sono tutti stati selezionati per essere resistenti. Che conclusioni bisogna trarre da questa esperienza? Beh, io mi sono permesso di scrivere due cose, due messaggi. Quindi, cauti ma non impauriti. Sappiamo che c'è il virus, non possiamo far finta di non saperlo, quindi ognuno di noi deve essere cauto e fare quelle cose che stavano scritte nella diapositiva precedente. Però vorrei anche stressare questo secondo concetto, che secondo me è anche molto importante e mi piace dirlo soprattutto qui in questa sede, dove spero che studenti ascolteranno questa cosa. Proteggere se stessi per proteggere gli altri. Quindi abbiamo visto dalle curve che la mortalità, la letalità è nelle fasce di popolazione più anziane e nelle fasce di popolazione che hanno già una comorbidità. Per cui è giusto, secondo me, io sono un fautore del fatto che le scuole siano state chiuse, soprattutto perché bisogna limitare il contagio tra i ragazzi, non perché i ragazzi avranno dei problemi in caso di infezione, ma perché diventano, loro malgrado e involontariamente, i diffusori della malattia. E quindi se i ragazzi si infettano, loro probabilmente saranno anche asintomatici, perché grazie a Dio sono in salute, sono perfettamente, il sistema immunitario funziona, grazie a Dio. Ma possono portare il virus a casa, lo possono portare a un parente che ha problemi cardiorespiratori, lo possono portare ad un nonno. Quindi i ragazzi è giusto che non vengano a scuola, ma devono stare attenti poi a non incontrarsi fuori, a stare fuori tutti insieme, perché altrimenti viene vanificato quello che è stato deciso, secondo me giustamente, da governo. Quindi io penso che queste possano essere almeno per me le due conclusioni più rilevanti che noi possiamo trarre da questa esperienza. Ma questo è un banco di prova
che dovrebbe aiutarci a comportarci così ogni anno, perché ogni anno abbiamo un'influenza che fa gli stessi morti, ma soprattutto perché quello che abbiamo vissuto con la SARS, con la MERS e oggi con il Covid-19, sono perfettamente convinto che ormai sarà un evento ciclico che accompagnerà la nostra vita, perché le vie di comunicazione, per fortuna tutti ne beneficiamo, sono diventate immediate e quindi pazienti o soggetti asintomatici possono in poche ore arrivare da un'altra parte del mondo e a loro insaputa trasportare una malattia. Una volta le navi ci mettevano settimane, mesi, e quindi c'era la quarantena si faceva sulla nave. Se il paziente, se il soggetto sviluppava la malattia o la risolveva prima di arrivare a destinazione, oppure purtroppo decedeva durante il viaggio, però faceva la quarantena sulla nave prima di arrivare a destinazione. Oggi si arriva a destinazione in un batter d'occhio e quindi inconsapevolmente si è l'untore di uno. Allora ringraziamo il dottor Buonaguro per essere stato con noi e per aver risposto alle nostre domande. Ci sono un paio di domande che hanno posto dei nostri alunni in diretta Facebook, se possibile spero di essere in grado di rispondere. Allora, la prima, composta da due parti: possiamo essere affetti da coronavirus ma essere asintomatici? In tal caso, come ci si rende conto? Allora, la risposta alla prima domanda è assolutamente sì. E la stragrande maggioranza dei soggetti in buona salute, e in particolar modo proprio i ragazzi, probabilmente sono asintomatici. E quindi, in quel caso, non c'è nessuna possibilità di potersene accorgere. Quindi ecco perché i ragazzi devono stare, se non a casa, devono stare attenti a non stare sempre tutti quanti insieme, a maggior ragione in luoghi chiusi, perché la probabilità di potersi infettare ed essere asintomatici è molto alta oggi. Quindi ecco perché bisogna essere cauti. Non sono il virus della MERS e il Covid-19 ad essere simili. È il virus della SARS e il Covid-19 ad essere cugini molto stretti. La domanda quindi è: perché la SARS si è diffusa molto meno del Covid-19? Bella domanda, non so e penso che nessuno sappia dare una risposta precisa a questa domanda. Per qualche motivo, per fortuna, la SARS, forse perché aveva meno capacità infettiva, meno capacità di trasmissione, perché ovviamente nel momento in cui il virus passa dal suo ospite naturale ad un altro ospite, quindi quando c'è il salto di specie, il virus non è necessariamente perfettamente in grado di infettare le nuove cellule, per esempio quelle dell'uomo. Quindi è plausibile che nel caso della SARS, per esempio, c'era bisogno di una maggiore carica infettante per poter attecchire, per poter permettere la trasmissione da uomo a uomo. Infatti, una delle prime domande, quando succedono queste cose, quando ci sono i primi casi, la prima domanda che un epidemiologo vuole fare è: abbiamo evidenze che il virus si sta trasmettendo da un uomo ad un altro uomo? Cioè, assodato che è possibile il salto di specie da un animale ad un uomo, e quindi quell'uomo che è venuto a contatto con l'animale infetto diventa malato, non necessariamente il virus che è passato in questo uomo è in grado di passare efficacemente ad un altro uomo. Quindi evidentemente nella SARS, per fortuna, la trasmissione interumana
non era così efficiente come lo è per il Covid e quindi è rimasta più contenta. Volevo chiedere, si è parlato del pipistrello e del ratto come animale per il passaggio poi all'uomo. Si è accusati, tra virgolette, cinesi che nella loro alimentazione utilizzano questi animali. Come si è trasmesso, attraverso l'alimentazione o per il contatto appunto con il cibo eventualmente crudo, animali? Quindi l'ipotesi è stata fatta su... Allora, l'ipotesi non è stata fatta, o per meglio, non abbiamo ancora una certezza assoluta di quello che è successo. Però, per cui si è parlato per esempio anche di... non dimentichiamoci che a Wuhan, che è la città dove è successo, dove sarebbe partito tutto questo, oltre ad esserci questo mercato dove vendono, dove venderebbero tutti questi animali vivi, okay, c'è anche un istituto di ricerca dove 5-6 anni fa hanno isolato questo virus. Quindi è possibile anche che ci sia stato un contatto, diciamo, non controllato tra animali, per esempio pipistrelli, che erano tenuti in questo istituto, in laboratorio, e un operatore. Quindi le modalità di trasmissione di questi virus tra un animale vivo, chiaramente, e una persona può essere stato di vario modo. Ovviamente, oggi sicuramente, proprio perché abbiamo detto che questo è un virus con membrane, quindi è labile alla temperatura, per stare tranquilli bisogna mangiare le carni, ovviamente, ben cotte. Allora, un'altra domanda: se una persona è affetta da una patologia respiratoria, deve indossare la mascherina? Se proprio deve avere contatti con le persone, non sarebbe una cattiva idea. Quindi chiaramente per queste persone è consigliabile non avere molti contatti con l'esterno, ma se proprio deve indossare la mascherina, forse non è un'idea malvagia, o restare a debita distanza, il famoso metro e mezzo, due metri, in modo tale che anche se la persona che ti sta di fronte produce le goccioline di flughe, come vengono chiamate tecnicamente, in cui può esserci il virus, questo non arriva a destinazione dall'altra parte. Chiaramente una persona con patologie cardiovascolari e respiratorie non deve andare in metropolitana, non deve andare in un autobus affollato, non deve andare in un centro commerciale, cioè non deve andare in zone, a meno che proprio non è assolutamente necessario, in zone dove c'è una concentrazione di persone. Ringrazio. Prego, voglio fare un'altra domanda. Noi abbiamo detto che il coronavirus, la famiglia dei virus del coronavirus, sono sensibili alle alte temperature. Quindi è vero quello che si dice, che in estate, insomma, diciamo, dovrebbe essere tutto finito, visto che la temperatura esterna è molto elevata. Questo l'ho sentito più volte anche da esperti in materia. E poi, rifacendomi a questo, se è vero questo, come mai la MERS si è sviluppata in Arabia Saudita, dove le temperature sono sempre molto elevate? Allora, quando parliamo di temperature elevate, stiamo parlando sempre di 70-80 gradi centigradi, Quindi non è quello. Allora, il fatto che la diffusione del virus dovrebbe diminuire nel periodo più caldo è esattamente lo stesso motivo per cui l'influenza, il virus influenzale, colpisce i due emisferi nel periodo invernale e non nel periodo estivo. Ma per un motivo molto semplice, perché le nostre mucose sono più resistenti
durante il periodo estivo e non durante il periodo invernale, perché io faccio vedere sempre ai miei studenti, quando insegno microbiologia e virologia, le cellule del nostro apparato respiratorio, sia superiore che inferiore, ma soprattutto quello superiore, sono caratterizzate dall'avere delle ciglia sulla loro superficie. E queste ciglia servono appunto a impedire che qualcosa dall'esterno entri, patogeni, virus o batteri. Nel periodo invernale, quando fa molto freddo e quando abbiamo altre cose che chiaramente stressano le nostre cellule del sistema respiratorio superiore, queste ciglia si riducono, se non addirittura scompaiono. E quindi ecco perché con la stagione fredda noi siamo più suscettibili, siamo più vulnerabili ad una infezione di natura respiratoria. Quindi con l'avvento della stagione calda sicuramente il numero dei casi di coronavirus, così come quelli di influenza, si riduce. Ma non significherà che i due virus, l'influenza e il coronavirus, scompaiono. Nessuno può assicurare che a settembre prossimo, ottobre, novembre prossimo, ritorni di nuovo in auge. Perché quasi tutte, anche la famosa spagnola, o anche MERS e SARS, non mi sono soffermato, ma anche lì dicono, non danno una condizione cristallizzata, dicono ad oggi, perché i virus continuano a circolare, chiaramente hanno una minore platea di persone che possono essere contaminate, però ricordiamoci sempre i due esferi che vanno in maniera alternata, per cui se una persona che è asintomatico di SARS, di MERS o di Covid nell'emisfero boreale in estate, va nell'emisfero australe dove è inverno, può rimettere in moto tutto il meccanismo. Quindi sicuramente in estate, in primavera, estate, tutto scenerà. Non perché il virus muore, perché la temperatura non arriva mai a 70 gradi, chiaramente, ma perché il nostro organismo è meno suscettibile a questa infezione. Ma questo non significherà che il virus sarà scomparso. Purtroppo dobbiamo convincerci con questa cosa. Ringraziamo nuovamente il dottor Bonocuro per la disponibilità. Ci sono altre domande? Sì, volevo chiedere cosa ne pensa lei dei tempi necessari per sviluppare un vaccino? E anche se nella seconda ondata, che probabilmente, giustamente come lei dice, ci sarà in autunno, ci sarà una minore suscettibilità perché nel frattempo si è sviluppata un'immunità di gregge? Domande estremamente appropriate, molto, molto tecniche e appropriate. Lo sviluppo di un vaccino in generale ha delle tempistiche abbastanza lunghe, nel senso che soprattutto per i vaccini preventivi, cioè quelli che vengono poi somministrati a soggetti sani, c'è bisogno di fare tutta una serie di sperimentazioni per essere sicuri non solo della loro efficacia, ma soprattutto dell'assenza di effetti collaterali, perché ovviamente è un presidio sanitario da dare a un soggetto che in quel momento non è un paziente, ma è una persona sana, una persona in buona salute, dove quindi non vuoi provocare qualche cosa per prevenire una cosa che chissà se mai incontrerà. Quindi questo significa che il vaccino prima di un anno e mezzo non sarà disponibile, a meno che non ci dovessero essere talmente tanti milioni di persone infette e migliaia, decine di migliaia di morti in tutto il mondo, che le agenzie regolatorie decideranno che in una situazione di assoluta emergenza sanitaria planetaria si possono saltare tutte le fasi sperimentali, tutte le fasi necessarie per poter registrare un vaccino e metterlo in uomo, perché a quel punto è soltanto una questione di rischio-beneficio.
Cioè tu dici, ok, se normalmente con questa malattia che sta affliggendo l'umanità tu hai centinaia di morte ogni giorno, io mi prendo la responsabilità, io agenzia medica, mi prendo la responsabilità di immettere tra gli uomini una cosa che me ne provoca 10 di morte, che rispetto ai 100 morti giornalieri sono pochi, ok? Quindi spero che non dovremo arrivare a questo, cioè perché se no significherebbe che la situazione è veramente drammatica. Quindi ci vuole almeno 1-2 anni, direi più 2 anni prima che non uno, per arrivare ad un vaccino da dare alla popolazione. L'immunità di gregge, questo non lo sappiamo ancora. Infatti noi non sappiamo ancora se per il Covid, come per l'influenza o come per altre patologie, l'immunità che si sviluppa una volta che uno è infetto con il coronavirus è un'immunità protettiva, cioè neutralizzante per una successiva infezione. Questo noi non lo sappiamo ancora. Quindi nessuno può dare una risposta. Si è parlato di mutazione di questo virus, addirittura di un ceppo italiano, quindi possiamo aspettarci comunque una modifica del virus e quindi in qualche modo anche l'ipotesi di un vaccino resta tra le righe, insomma, qualcosa di... come ogni anno si fa il vaccino per l'influenza, perché si modificano nel frattempo i virus influenzali, quindi... Sì, questo è molto plausibile. Allora, le mutazioni chiaramente, allora, tramite le analisi genetiche noi adesso riusciamo ad identificare il virus di una persona rispetto ad un virus di un'altra persona, perché basta che cambi un solo nucleotide che si capisce che cosa succede. Però questo non sempre dà poi adito o dà come conseguenza un cambiamento di natura antigenico. Quindi la mutazione può essere silente e quindi non esprimersi sotto forma di un aminoacido diverso e quindi dal punto di vista immunitario rimane lo stesso. Quindi questo sì, possiamo dire che c'è un ceppo italiano perché dal punto di vista di comparazione nucleotidica è diverso rispetto al cinese o diverso rispetto, che ne so io, a quello che c'è, non so, in Germania, perché le analisi genetiche oggi sono talmente fini da poter identificare e distinguere due organismi che sono perfettamente identici ma che differiscono solo per un nucleotide. Ma questo non necessariamente poi si riflette dal punto di vista di... Ad ogni modo non è peregrina l'idea che questo virus possa poi continuare ad evolvere e richiedere la necessità di doversi vaccinare anche contro questo virus, non solo contro il virus dell'influenza. Ovviamente sempre e soltanto nelle popolazioni a rischio. Grazie, ringraziamo il dottor Monaguro per la disponibilità e per essere stato con noi e aver risposto alle nostre domande. Io ringrazio a tutti voi per avermi dato l'opportunità di dare questi elementi che spero siano stati chiari e possano aver fatto un po' di rendere più consapevoli un po' più tutti quanti rispetto a quello che stiamo vivendo. Grazie a tutti.